Pare veramente così, tanto così dal diventarlo. Neymar sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Lo hanno confermato più volte oggi. Hanno detto che domani andrà a fare le visite mediche a Doha, ragazzi. Neymar al Paris Saint-Germain per una cifra mostruosa, 222 milioni di sterline, se non vado errato, che comunque sono 250 milioni di euro. Oltre ad essere il trasferimento più costoso della storia del calcio, è probabilmente il trasferimento più a sorpresa. Diciamo che quest'estate fanno a gara a superare l'investimento e la sorpresa fatta. Perché dico questo? Perché se il Milan ruba alla Juventus Bonucci, se la Roma mi vende Salah e praticamente quasi mi ha preso Mahrez, cosa che nessuno si sarebbe aspettata. Se la Juventus mi va a prendere Douglas Costa, addirittura il Paris Saint-Germain mi prende Neymar. C'è una cosa sopra un'altra, ragazzi, veramente una cosa sopra un'altra. E penso che non sia finito qui, perché il Barcellona mo vorrà cercare l'esterno. Si è parlato tanto di Dybala, per dire, che può giocare anche esterno. Ma io ne ho detto uno, ma potrebbe essere Mbappé, che è punta, ma può giocare anche esterno. O Ronaldo può. Sì, o Ronaldo, senti che cazzo ho detto. Non volevo dire ovviamente Ronaldo, volevo dire si era parlato anche di Griezmann, che poi la facevano giocare magari a due punte con Messi dietro. Quindi si è parlato di tantissimi attaccanti. Adesso staremo a vedere, però quel che è effettivamente vero è che probabilmente domani Neymar andrà a fare le visite mediche a Doha. Per me, ragazzi, è qualcosa di veramente clamoroso, perché comunque Neymar è uno di quei giocatori che tu credi giochi tutta la carriera al Barcellona per un semplice motivo: perché è uno dei 3-4 giocatori più forti al mondo e perché gioca nella squadra che solitamente è la più forte al mondo. Perché, ragazzi, il Barcellona, mettila come te pare, anche se quest'anno non ha vinto praticamente nulla se non qualche coppa nazionale, il Barcellona, ragazzi, è sempre la squadra più forte al mondo in partenza, anche come livello di gioco, anche come blasone. Poi ovviamente ci sta che Real Madrid con le spese che fa vince tutto, ci sta che la Juventus mi elimini il Barcellona, ci sta che il Bayern Monaco faccia meglio del Barcellona, però il Barcellona in partenza è comunque sempre lì, nella griglia delle prime due o tre c'è sempre il Barcellona, quindi mi sembrava veramente molto strano. Soprattutto dopo la batosta data dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 6-1 in Champions League, ragazzi, dopo quella batosta io veramente pensavo che le ambizioni di Neymar non avrebbero voluto ridursi in questo modo. Per me, Neymar che va al Paris Saint-Germain è veramente stroncarsi la carriera in modo totale, totale, ragazzi, al 100%, perché reputo il Paris Saint-Germain una squadra non ancora pronta. Probabilmente l'anno prossimo starete vedendo questo video e riderete perché il Paris Saint-Germain avrà vinto la Champions League. Ci sta comprando grandissimi giocatori. Però io parlo sempre di questo momento. È questo che molti non capiscono. Cioè, quando io magari parlo di un giocatore, per dire, no, ho detto che, vediamo, che magari non mi viene adesso. Ecco, tipo ad esempio, quando parlai di Maximovic, che poi lì ebbi ragione, ma vabbè, dissi, per me quei soldi non li vale. Molti mi dissero, sì, ma è molto giovane, in prospettiva è bravo, può migliorare, può valerli? Assolutamente sì, chiunque può valere tutti i soldi del mondo. Il problema, ragazzi, è che si va a parlare del momento in cui succede una cosa. Cioè, in questo momento il Paris Saint-Germain per me non è una, due o tre, ma è 10 spanne sotto il Barcellona. Così come in quel momento Maximovic non valeva l'investimento fatto dal Napoli. Dico Maximovic perché me ne viene uno adesso, ma ce ne stanno 2 miliardi di questi casi, per dire. Quindi in questo momento per me il Paris Saint-Germain è molto più scarso del Barcellona, e Neymar che fa questo passaggio si va ad oscurare. Per due motivi: uno è perché l'ho già detto, è perché è più forte il Barcellona di molto. La seconda, ragazzi, è perché per me la Ligue 1 praticamente non esiste. Cioè, ci sono squadre in Ligue 1 che veramente. Poi qualcuno mi dice: sì, ma poi quando andiamo a affrontare in Europa, sì, va bene, nell'uno contro uno ci sta. Però, ragazzi, il campionato francese è veramente snobbato, snobbato. Ci vanno solamente due tipi di giocatori nel campionato francese: quelli là che si devono far conoscere, che poi appena si fanno conoscere vanno via, o quelli là che vengono strapagati e quindi vanno al Paris Saint-Germain. Guardate il Monaco, ha vinto lo scudetto, è andato in semifinale di Champions League, ma continua a vendere tutti in Premier League. Ragazzi, è così, per me è così. Io vi chiedo di farmi sapere qui sotto che cosa ne pensate voi, insomma, di questa faccenda. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il link del Metodo 1.0, che prende pronostici, è veramente bravissimo. Calcio e NBA prende veramente di tutto. Vi ricordo che è uscita la mia applicazione ufficiale Sequolf, quindi se non l'avete ancora fatto andatela a scaricare sul Play Store, stiamo andando veramente molto bene. Apple o Android è compatibile con entrambi i dispositivi, cioè con entrambi, cazzo.
niente, io vi ringrazio per la visione. Buon Shalalale, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.